Benvenuti di nuovo nel canale Kanko Kanaeki. Grazie di essere qua, grazie del vostro sostegno. E oggi parliamo di uno dei più famosi maestri che hanno segnato la storia delle arti marziali in generale, ma soprattutto del karate, del stile Shotokan. Oggi parleremo del grandissimo Kase Taiji Sensei, quindi uno dei maestri che ha formato moltissimi dei grandi campioni e anche persone non campioni, ma comunque sono diventati famosi maestri, perché non per forza di cose un campione, tutti i maestri devono essere campioni e viceversa. Comunque ha formato tantissime persone che oggigiorno purtroppo stiamo perdendo per via dell'età e degli anni che passano. Quindi, dato che è stata una richiesta formale fattami da molti karateka, oggi dedichiamo un po' di tempo a questo grandissimo maestro. Ci vediamo tra qualche secondo. Onegishimasu di nuovo, sono Sungkyun Devi Cho, maestro di Daito Ryu e di Aikido. E ovviamente sono uno storico, uno youtuber, eccetera, eccetera. Allora, formalmente il video è stato richiesto da alcuni di voi, ormai me lo state chiedendo da tanto tempo, quindi ho deciso di affrontare l'argomento. Mi sono informato, ho studiato, ci sono molti libri dedicati al maestro Kase o Kase Sensei. E quindi è stato abbastanza semplice trovare, perché più le fonti sono vicine al nostro tempo e maggiore la capacità mia di potervi condividere. Ovvio, se si parlano di argomenti molto di parecchi secoli fa, ovviamente serve uno studio più specifico, però nello caso attuale siamo fortunati ad avere tutte queste informazioni. Come gli storici, se andiamo a vedere veramente, non amano moltissimo che si facciano un discorso con le date, eccetera, eccetera. Questo si fa alle medie, alle superiori. Quello che conta per lo storico invece non è soltanto il contenuto, ma l'analisi del contenuto. Però, per essere chiari, sappiate che Kase Sensei è nato in Giappone nel 1929 e muori in Francia nel 2004. Quindi questo è l'arco di tempo di quanto questo grande maestro abbia potuto vivere, ma anche condividere la sua conoscenza. E per quanto concerne la condivisione, ricordatevi il 23 giugno, qui ci mettiamo la data, 2024 a Firenze Scandicci ci sarà un importantissimo evento in cui parteciperò io, un seminario e di Aikido, Aikibudo, Aikibujutsu e Daito Ryu, ovviamente, che lo porto io, e organizzato da Ciardini Simone Sensei a Firenze Scandicci. Quindi mi raccomando, save date, quindi salvate la data, cercate di esserci, perché lo sapete, è molto raro che io viaggi per fare lezioni al di fuori della Sardegna. Perché ovviamente la Sardegna è dove vivo e non amo molto viaggiare dopo, visto che ho viaggiato da quando sono nato continuamente. Quindi save date. Comunque, tornando a noi, Kase Sensei inizia la sua carriera di praticante non col karate, come invece molti di noi avremmo immaginato, bensì col judo. E arriva anche ad avere un Nidan, cioè un secondo Dan. Infatti lui decide di non proseguire il Sandan quando aveva 15 anni, preferisce non fare il terzo Dan, bensì dedicarsi al karate, perché a 15 anni comincia a studiare il karate. Questa è una fase fondamentale. E nel frattanto bisogna ammettere che in gioventù lui studia anche l'Aikido e il Kendo, quindi fa quello che tutti i ragazzi hanno cominciato a fare con quello che noi chiamiamo Kendai Budo. Quindi comincia a studiare le classiche, che sarebbero Aikido, Kendo e Judo, per poi rimanere affascinato attraverso un libro che era stato stampato di Gichin Funakoshi Sensei, perciò Funakoshi Sensei, il fondatore dello Shotokan Karate. Quindi
rimane affascinato da questo libro e lui comincia a studiare, decide di studiare il karate. Ha grandi maestri, lo stesso Funakoshi Gichin Sensei e anche il figlio che noi ricordiamo con nome Funakoshi Jigo Sensei, che purtroppo muore nel 1945 durante i bombardamenti, se non mi sbaglio. Comunque, se mi sbaglio, scrivetelo qui sotto che mi sono sbagliato, ok? Non ho ancora fatto le ricette su Funakoshi Jigo Sensei, perciò ammetto che è una supposizione, perché effettivamente nel 1945 ci sono stati tantissimi bombardamenti a Tokyo, tra cui anche lo Shotokan è stato distrutto, Shotokan inteso come dojo, ok? Comunque, tornando a noi, cosa peculiare è che nel 45, proprio nel 45, Kase Sensei decide di arruolarsi nell'aviazione, nell'armata giapponese, imperiale giapponese, perché come ogni giovane era stato indottrinato a credere negli ideali dell'impero giapponese, ma nel contempo ancora maggiore era l'idea di proteggere il proprio paese dall'imminente invasione americana, russa, eccetera, eccetera, soprattutto americana, ok? Quindi ovviamente questa cosa lo fa entrare subito, perciò guardate lo spirito, quello che definiamo marziale che aveva Kase Sensei, lo fa arruolare subito tra le liste dei kamikaze, perciò tra coloro che avrebbero sacrificato la loro vita per difendere la propria patria. Fortuna vuole che la guerra finisca, purtroppo nella maniera peggiore possibile, che sarebbero le due bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. Fortuna vuole, nella situazione peggiore, che la guerra finisca e lui non venga chiamato. Questo, secondo alcuni biografi, porta Kase Sensei ad avere quel tipico atteggiamento sereno, sempre sorridente verso la vita, sempre sorridente verso tutti, mai una voce, un grido, una sgridata. E io vi posso assicurare che ci sono molti maestri giapponesi che lo fanno, tipo nell'Aikido mi ricordo Saito Sensei, che era molto sereno, come del resto vi sono tanti Chiba Sensei sempre dell'Aikido, che faceva un Aikido strong, ma nel contempo dava schiaffi alla gente. Guardatevi il video Good Morning Chiba, che fa capire che dava una manata in faccia, che magari quella manata per la cultura europea occidentale è uno schiaffo, e lo schiaffo non si dovrebbe dare mai, perché è offensivo già nei tempi del Medioevo. Ricordatevi lo schiaffo da nanni, che quanto tempo ci hanno ammorbato con questa storia dello schiaffo da nanni, contro Bonifacio VIII ovviamente. E questa cosa dello schiaffo magari per Chiba Sensei invece era un colpo tipico che viene dato per esempio nel sumo o anche nel karate. Quindi anche lì bisognerebbe analizzare sempre le cose, ragazzi, ricordiamoci, la verità è sempre al di là di quello che noi crediamo. Comunque, tornando a noi, Kase Sensei non riesce a sopravvivere, perciò mantiene questo modo filosofico di vivere e lo manterrà perfino alla fine dei suoi giorni. Non riesce a proseguire a praticare, perché nel 45 c'era il bando delle arti marziali, ma nel contempo lo Shotokan era stato distrutto. Quindi parrebbe, secondo alcune ricostruzioni, che lui proseguisse a fare judo. Io invece non sono convinto di questo, e parlando di altre fonti, perché effettivamente nel 45 c'era il bando, tutti facevano solo ginnastica, ok? Anche l'aikitaiso, l'allenamento tipico dell'aikido, era una ginnastica nella realtà, dove venivano nascoste, scusate, le tecniche di aikido. Quindi c'era questa fase un po' particolare. Poi quando gli americani, affascinati dalla cultura giapponese, perché gli americani costruiscono tante bellissime cose, tipo l'Apple, ok? Che a me piace moltissimo, però non hanno quella grande cultura come invece lo ha l'Europa, ok? E ovviamente trovando un paese con una storia, veramente una tradizione, che possiamo in questo caso definire antiche,
ovviamente rimangono affascinati e danno il permesso di insegnare, soprattutto perché lì vi era stanziato il generale MacArthur, che poi successivamente aumenterà questa voglia degli americani di praticare arti marziali, eccetera, e la cultura giapponese, proprio per con lo scoppio della guerra di Corea nel 1950. Quindi ci sono delle situazioni politiche che spingono gli americani ad aprirsi più velocemente possibile col Giappone, affinché il Giappone sia, non dico riarmata, ma comunque sia, potesse dare quelle capacità che aveva dimostrato durante la guerra, per poter diventare un fronte contro l'Unione Sovietica, ok? Kaizen-sei prosegue a studiare, riceve anche un terzo dan perché si iscrive anche all'università in economia. Poi, una volta là, diventa capitano del club di karate, perché da quel momento in poi i club cominciano a comparire i club in maniera ancora più fissa, anche se prima esistevano già queste idee primordiali di club di arti marziali all'interno delle università, grazie al lavoro di Kano Sensei, del judo. Ovviamente, per quanto concerne dopo la guerra, le cose si espandono e abbiamo quella struttura che oggigiorno in Giappone io invidio, ho invidiato e penso che molti di voi invidiano, ossia che ci sono i club anche nelle superiori dove si può praticare arti marziali. Tornando a noi, Kase Sensei, una volta uscito dall'università, decide di diventare un full instructor, ossia un istruttore a tempo pieno per la JKA, della nuova formazione JKA. Ovviamente alla morte di Funakoshi Sensei la JKA si divide, perché ovviamente ci sono le guerre di potere, come del resto anche l'Aikikai Foundation, la prima Aikikai, si divise in varie parti. Alcuni rimasero legati alla famiglia Ueshiba, altri decisero di andarsene, tipo Toei Sensei. Quindi è una cosa normale, anche i giapponesi sono esseri umani. Ovvio, questo tipo di idee non era accettabile in un periodo diverso, quando invece le scuole di Kobudo, cioè le scuole tradizionali di Budo, che possono essere le Koryu, che sono le Koryu, cioè le scuole tradizionali. In una scuola tradizionale era impossibile fare questo, perché nella scuola tradizionale ti dava la certificazione di conoscenza e nel momento in cui tu ti stacchi dalla scuola fai una tua Ryuha. E qui ricordate questo punto della Ryuha, che ritornerà nella vita di Kase Sensei. E tra parentesi, ragazzi, per ricordarvi, mettete il like sotto il video e iscrivetevi al canale per chi non l'avesse fatto, perché è molto molto importante, perché per me è fondamentale. E grazie a coloro che si sono abbonati e continuano a rimanere abbonati e mi aiutano a sostenere il canale. Il vostro sostegno è fondamentale. Grazie a chi si abbonerà. Tornando a noi, momento di pubblicità, eh? Tornando a noi, Kase Sensei, ovviamente, nell'attimo in cui ci sta la divisione all'interno delle JK, decide di rimanere neutro. E questa è una scelta molto coerente con la sua visione del mondo. Rimane neutrale e solo successivamente decide di partire insieme ad altri suoi allievi. Se sappiamo dal video, vi ho fatto il video su Shirai Sensei, che Shirai Sensei fu un allievo di Kase Sensei. Quindi ovviamente decide di partire con loro all'avventura. Ovviamente veniva, tra virgolette, stipendiato dalla JKA, però ovviamente lo stipendio era basso e dovevano fare tante cose. Questi sono, insieme anche alla storia dei pionieri dell'Aikikai, e questo è l'evento fulcro della storia delle arti marziali, perché se non fossero stati per questi pionieri che partono dal Giappone per poter trasmettere la loro cultura in Europa, in America, in Sudafrica, dove volete voi, sicuramente la storia sarebbe stata molto diversa. Già coloro che sono stati gli allievi di questi pionieri si sono atteggiati in una certa maniera, positivamente molti, negativamente in particolare alcuni, soprattutto in alcune arti marziali tipo il Katori Shinto o alcune scuole di Aikido. Ovviamente hanno creato quest'alone in cui io posso, tu no, tu devi sottostare a me perché io sono pseudo giapponese che mi comporto da mega maestro, perché io ho servito i miei maestri pionieri giapponesi, quindi tu devi servirmi. Queste cose
Pensate se non ci fossero stati neanche i giapponesi e queste persone fossero state gli unici a poter andare in Giappone, perché all'epoca economicamente potevano andare loro e gli altri no. Perciò è una questione di benessere, che sei fortunato e benestante. Per fortuna non è stato così, perciò i pionieri sono riusciti a creare anche dei bravissimi maestri che hanno condiviso, hanno formato altri bravissimi maestri, a loro volta stanno formando altri bravissimi maestri, ed è stata una fortuna. Questo è il fulcro del momento più importante della storia delle arti marziali. Quindi, tornando a noi, Kazen Sensei si sposta prima di tutto in Sudafrica insieme a Shirai Sensei, perché il Sudafrica all'epoca era l'unico paese che non guardava in maniera cattiva il Giappone. Successivamente, col boom economico giapponese, i giapponesi riescono anche a muoversi verso l'Europa. Kazen Sensei si ferma in Francia e quindi per 20 anni insegnerà in Francia, per poi lasciar perdere tutto quanto e cominciare a insegnare come, come maestro tra virgolette vagante, ossia maestro che va, è il maestro di tanti altri dojo, e quindi invece di avere un dojo proprio decide di insegnare in vari dojo andando a fare seminari, come del resto era la consuetudine di molti maestri giapponesi che erano usciti dal Giappone e insegnavano in questa maniera. Ovviamente nell'89, 1989, Kazen Sensei decide di creare una sua scuola, perché ovviamente vedeva che la JKA in italiano veniva gestita in una maniera che a lui non piaceva, molto gara tendente, questa almeno secondo le fonti che ho letto. Kazen Sensei invece, da quello che si legge sempre, amava molto mantenere il tradizionale distinto dallo sport. Perciò lo sport era importante, ma il tradizionale doveva essere mantenuto. La tradizione, che cos'era? Tutto quel sapere che Funakoshi Sensei gli aveva trasmesso, ok? Quindi tendenzialmente lui aveva una visione molto differente, era più vicino all'idea di tradizione di Koryu piuttosto di Gendai Budo dedicato solo alle gare. Eppure è stato un judoka, anche un judoka, ok? Comunque crea nell'89 insieme ai suoi allievi un'associazione un'associazione che sarebbe la WSK, se non sbaglio, la mia memoria a 50 anni ho problemi, quindi ve lo trovo subito. Ah sì, World Karate WKSL, avevo giusto bene. World Karate Shotokan Karate Do Shotokan Academy, che poi successivamente cambierà nome perché ovviamente alla sua morte prenderà la presidenza onoraria la moglie, poi successivamente gli allievi lo cambieranno, ok? Nel 99 ha un collasso, un primo collasso, e riesce a riprendersi e decide di ritornare ad insegnare anche in un dojo o privatamente. Nel 2004, lui purtroppo muore. All'epoca della sua morte lui era un nono dan anche della JKA, ok? In Italia, se non mi sbaglio, gli diedero il decimo dan qualche anno prima. Comunque sia, sappiate, i gradi sono relativi poi a quei livelli. L'importante è l'esempio che ha lasciato Kazen Sensei. Mi piace moltissimo ricordare che da bambino mi avevano regalato un libro, i miei compagni di scuola, perché ero troppo appassionato di arti marziali, non sapendo la differenza di Aikido, Judo, Karate Do, mi regalarono un libro che era un libro di Falsoni Sensei, che è stato uno dei più grandi personaggi della storia del karate italiano, ok? E mi ricordo, vabbè, faceva vedere il kion di base, i movimenti di base, era un libro sulle karate in 7 lezioni, in 10 lezioni, qualcosa del genere, ok? All'epoca andavano molto di moda questo, non c'era YouTube, compagnia bella. E quindi una persona appassionata cercava di capire cosa fosse l'arte marziale XYZ attraverso i libri. Comunque, in questo libro mi ricordo che c'era, mi sembra, un racconto in cui
erano seduti tutti quelle persone, quei personaggi che diventeranno faranno la storia del karate in Italia, insieme a Case Sensei, perché ovviamente Shirai Sensei lo invitava sempre, essendo suo maestro, essendo molto, avendo questo tipo di rapporto bellissimo che ha mantenuto fino alla fine della vita di Case Sensei, lo invitava in Italia a fare seminari assieme. Infatti, famosissimi erano le dimostrazioni, gli Embukai, tenuti a Milano, e quindi tutti attendevano i grandi maestri che mostravano le loro tecniche. E ci sono alcuni video effettivamente ancora in giro che vi consiglio di andare a vedere. Allora, in questo racconto sembra che stessero a cena e all'improvviso Case Sensei si rivolge, non mi ricordo se a Falsoni o a un altro maestro, si rivolge dicendo: "Tu mi stai per attaccare, vero?" E effettivamente quel maestro voleva attaccarlo. Aveva almeno avuto l'istinto di voler attaccare. Case Sensei lo capì dal corpo, dallo sguardo, dalla concentrazione, che gli era passata per balenata per l'idea, questa idea. Scusate il gioco di parole. E gli dice: "Tu mi puoi attaccare." E sorridendo in maniera sorniona, del tipo: "Anche se lo fai, tanto ti sposterò, cioè te lo parerò sicuramente." Parerò nel senso barai, cioè te lo sposterò sicuramente. Quindi questa cosa fa capire quanto abbia dedicato la sua vita alla marzialità, e che non vuol dire essere paranoici come alcuni dei nostri amici hanno, del tipo andare al ristorante e sedersi sempre col muro così, che poi purtroppo in alcuni casi la paranoia, se parliamo in un linguaggio da prepper, hanno avuto ragione, perché sappiamo che in Francia ci sono stati attentati verso gli ristoranti, e chi era dietro nella sala con il muro sulla spalla è sopravvissuto. Questo quindi tendenzialmente non è neanche così sbagliato. Però non bisogna vivere in maniera paranoica la vita, ragazzi, bisogna vivere al 100% come persone che vivono giorno per giorno. Case Sensei è una di quelle persone che ha vissuto giorno per giorno. E il ricordo che ha lasciato ai suoi allievi è un ricordo magnifico. Chi parla male di lui? Nessuno. Ok? Ci sono molte altre persone che invece vengono dimenticate o hanno fatto tanto di quel male. Io parlo di alcuni personaggi, personaggio utilizzato questa volta come termine negativo, del mondo dell'Aikido, che anch'io nel ricordare non ho be delle belle memorie. Ok? E quindi perché ovviamente si sono comportati molto male, diffamavano, calunniavano, cercavano di rovinarti la vita, facevano di tutto, perché erano delle persone fallite di suo, che non avevano capito il senso delle arti marziali e si comportavano male. Altresi, Case Sensei invece ha sempre avuto questo sorriso, questa voglia di vivere, voglia di condividere, voglia di creare allievi di alto livello, di condividere la sua passione che era il Karate Do, e questo è rimasto la cosa. E perciò io sono arrivato alla conclusione che non è importante la tecnica che rimane. È vero, come tradizionalista a me piace l'idea che i miei allievi abbiano le mie tecniche, abbiano le tecniche, quello che ho imparato possano averle, e a loro volta eventualmente un pochino interpretarle, ok? Mantengono la base, poi possono interpretare, perché fa parte questo dell'evoluzione di artista. Però quello che conta di più è che i miei allievi abbiano un buon ricordo di me quando non ci sarò più, e questa sarebbe la più grande vittoria. Perché se l'allievo non si ricorda di te, e negli anni che passano si ricorda solo le cattiverie che gli hai fatto. Oppure le persone vicine a te ricordano solo le cose brutte che hai fatto, vuol dire che la tua vita si è incentrata solo nelle cose brutte, non nelle cose belle. Case Sensei invece ha mostrato solo tanta, tanta cultura tecnica, ma soprattutto l'umanità, l'essere umano a essere buono, non solo coi campioni, come purtroppo capita in molte palestre, ma essere maestro di tutti, come capita in molti dojo. Grazie di essere stati qua, spero di non avervi annoiato, perché ovviamente si parlava di Karate Do. E se vi è piaciuto il video, mettete il like, ma mettete like comunque, se
sotto il video e iscrivetevi al canale, che è importante, mio e di Sui Sensei. Io cercherò, comunque sia, sono anni che sto cercando di fare i video del canale di Sui Sensei, soltanto che, vedete, sono sempre impegnato perché devo innanzitutto pensare alla vita di tutti i giorni, che riguarda anche l'associazione a cui appartengo, la mia scuola, eccetera, eccetera. Quindi ci sono anche queste cose. Poi dovrei fare anche, come vedete lì, assolutamente provare a fare i podcast, così che voi possiate seguire anche questo. Comunque, detto questo, vi ringrazio ancora di essere stati qua, ci vediamo nel prossimo video. Domo arigato gozaimashita.